Fornelli, continuiamo il nostro viaggio sulla Via degli Dei. Madonna dei Fornelli è stata la nostra prima tappa partendo da Sasso Marconi dopo 31 chilometri. Quindi siamo all'albergo Dai Romani, giusto? Bed and Breakfast Dai Romani, e qui abbiamo Elisa. Il nome da dove proviene? Il nome è il nostro cognome e sulla Via degli Dei non ci poteva mancare i Romani. Beh, ma c'è un collegamento con la famosa Flaminia Militare, quindi diciamo è una casualità il vostro penso cognome con la Flaminia Militare. Anche se a me piace pensare che forse un antico romano si è fermato a Madonna dei Fornelli, si è forse innamorato di una donna di una bellezza bellissima locale e si è fermato. Visto che di romani a Madonna dei Fornelli siamo veramente pochi. Ed è l'Home Restaurant, è una nuova formula di dare accoglienza nell'ambito però, diciamo così, alimentare. Ci piaceva pensare a un'idea di far provare ai camminatori i nostri prodotti tipici locali e così ci siamo tra virgolette inventati, anche se non è la parola giusta, questa nuova formula. Facciamo e utilizziamo solo prodotti locali e freschi e cerchiamo di coccolare i nostri camminatori. Benissimo, quindi si cammina, si fatica, si suda, poi arriviamo a questo rifugio, cioè a questo posto tappa, non è proprio un rifugio, e possiamo deliziare le nostre membra dai piaceri della tavola di Elisa.
un'opportunità piccola che da cominciare sull'Appennino, una grande opportunità insieme a tutta quella serie di turisti stranieri e italiani che frequentano il campeggio. È ormai una decina d'anni che sul cammino da Via del Desi ci sono molti turisti, ci sono tutti, dal ragazzo giovane, dalla famiglia alla coppia e gli escursionisti. E secondo me, ripeto, una grande opportunità perché anche nella zona che si affaccia su Bologna è un aumento di turismo notevole, visto che le seconde case si erano un po' diminuite. Il menù che offriamo è un menù tipico toscano delle nostre zone, anche perché ci siamo accorti, anche specialmente sugli stranieri che vengono da Inghilterra, che piace molto la cucina nostra toscana. E anche a partire dalle materie prime, si cerca di avere materie prime locali, dalla carne a, per esempio, alle patate, poi ai tortelli, tutto quanto, alla ricotta, perché l'abbiamo in zona noi, i buoni prodotti, la filiera corta e tanto se ne parla, si può fare veramente anche a livello piccolino come è il nostro, cioè i tortelli mugellani con il sugo di anatra, ragù cinghiale, tagliatelle, il ravioli con le salve e poi la carne alla griglia. E questo. A sviluppare ancora di più, se, secondo me serve mantenere questo passo qui che hanno intrapreso sia l'Appennino Slow che l'Unione dei Comuni dalla fronte nostro. Nel senso che, visto questa opportunità di turisti, c'è un'unione tra i due fronti, toscano e romagnolo, e con capofila simbolico Sasso Marconi e Appennino Slow e Info Sasso, si sono uniti e stanno nella gestione e stanno veramente battendo il martello sulle culle in questo periodo con il turismo. Questa esperienza della Via degli Dei. Partendo dal Trentino, giusto? Partendo dal Trentino, siamo partiti da Trento, cos'era Anna? Però non a piedi. No. Trento-Bologna col treno e dopo 5 tappe verso Firenze. Percorso fantastico, tenuto bene, posti veramente belli, sia dove ci sono i paesi, sia i boschi, e merita forse. Quindi che voto gli diamo? Gli diamo un 8 e mezzo. E il mangiare? Il mangiare, le prime due tappe sono state una cosa bellissima, sia da Donatella a Nova Arbore, c'è Romani da Elisa, Madonna ai fornelli, veramente spettacolare.